Ciao, benvenuto nell'ultimo post dedicato al concetto di potere. Oggi voglio sottolineare nell'interazione tra colui che esercita il potere e il sottoposto la cosiddetta pretesa. Prima di arrivare a descrivere questo, parliamo di quella che è la catena del merito. Chi ha delegato il potere ad un altro, ha delegato la sua volontà all'azione altrui, perché egli ritiene che direttamente non possa esercitare la sua governabilità, la sua stessa governabilità all'interno di una società, non possa autodeterminarsi e crede nella determinazione esercitata da un governo e da un potere altrui. Chi ha fatto questo e ha dato la sua volontà, ha messo le mani di un altro la sua volontà, non ha fatto altro che staccare una parte di sé che è fondamentale alla crescita e all'evoluzione del proprio sé. Mi chiedo molte volte, ma questo affidamento che fa, lo fa realmente? Oppure è una prospettiva di chi invece vede questa presupposta transizione, ossia veramente cede la volontà o non l'ha mai avuta? Mi chiedo questo perché chi ha la forza di volontà ed esercita direttamente le sue azioni è capace di autodeterminarsi e non concede nessuna forma di potere ad un altro, anzi collabora con l'altro, coopera con l'altro affinché le sue determinazioni possano realizzarsi. Se io faccio fare le cose mie ad un altro, io non esisto, io non sto facendo niente, ma in che modo potrei evolvermi? Quindi la mia domanda era, ma queste persone che hanno ceduto parte della propria volontà o comunque sovranità su se stessi ad altre persone conferendogli potere, hanno mai avuto questa capacità? E allora qual è il concetto di oggi, di questo post? La pretesa è la catena del merito, ossia il sottoposto ha la pretesa di essere gestito anche in un determinato modo, perché ha bisogno di realizzare all'interno della collettività ciò che lui non è, quindi di creare un'identità collettiva nella quale egli si deve identificare. E perché parlo di catena del merito? Perché tutto quello che metterà in atto l'uomo di potere col suo apparato burocratico non farà altro che, rispondere a questa pretesa di servizio da parte del cedente la propria volontà. E perché catena del merito? Perché io che cedo la volontà farò tutto ciò che è stato fatto e messo in atto dall'apparato burocratico e dal potere affinché io possa avere questa identità collettiva. E sarò meritevole, nel senso che tutte le volte che io realizzerò ciò che l'organizzazione sociale mi chiede, io sarò meritevole da parte del potere di questa premiazione, di questo titolo. Ecco che cosa succede, che a questo punto il potere, che è, abbiamo detto, una strutturazione puramente formale, determina una vera e propria stesura della forma. La stesura della forma consiste da parte del sottoposto nella ricezione da parte dell'organismo di potere di un titolo che gli conferisce una identità all'interno della collettività. Senza quell'identità, cioè senza quel titolo, l'individuo non esiste, ma l'individuo non esiste comunque dal mio punto di vista se fa una cosa del genere, cioè se si riconosce in un titolo, in un merito, in una forma, in un incarico, in una caratteristica che gli è stata conferita da un altro affinché egli possa identificarsi all'interno di un sistema. È in se stessi che bisogna identificarsi. E perché parlo di catena del merito? Perché poi nella scalata sociale ambiziosa, perché in questo sistema gerarchico non si ha nessuna forma di cooperazione, di collaborazione, ma è tutto finalizzato al do ut des, ossia alla divisione che è nella testa delle persone e che rimarrà lì fino a che non si romperà il sistema attraverso una presa di coscienza, allora ci rendiamo conto, sempre se lo facciamo,
che questo sistema formale, in cui c'è la pretesa da parte del sottoposto, ha una pretesa corrispondente nel suo specchio, cioè nell'uomo di potere, col suo apparato di potere burocratico, perché avrà la pretesa che tu abbia determinati meriti affinché possano essere conferiti determinati titoli. Da questo punto di vista, questa strutturazione mentale e questa strutturazione del sistema, come dicevo e come ho detto nei post, è una strutturazione che tiene conto soltanto di un aspetto della psiche umana, ossia la presa di coscienza consiste nel fatto che ci rendiamo conto che la mente gestisce quella che viene definita dal punto di vista sociologico la conservazione, la continuità, cioè la mente acquisisce dei dati e su quei dati continua a lavorare, per cui è meglio mantenere stabili quei dati e togliere di mezzo tutte le variabili, perché tutte le variabili porteranno necessariamente ad un cambiamento, per cui la mente si troverà costretta a aprirsi al cambiamento. Nel caso in cui le strutturazioni psichiche sono fondamentalmente basate sulla mente e sulla forma, perché la mente non fa altro che dare forma alle proprie azioni, ma se sono basate solo sulla forma, succede proprio questo, che l'uomo non si evolve, si sentirà represso e sempre insoddisfatto all'interno di quel sistema, perché comunque non ha sviluppato le altre due caratteristiche che sono a livello comunque embrionale dentro di lui, solo che non vengono sviluppate, ma sono quelle le caratteristiche che lo fanno sentire male, sempre insoddisfatto all'interno del sistema. E il sistema si nutrirà di queste caratteristiche proprio per mantenere lo status, per mantenere la continuità. Qualsiasi sistema sociale, quindi, qualsiasi lotta sociale collettivizzata, è una lotta che porterà soltanto alla reintroduzione, a un cambiamento formale che porterà alla reintroduzione di un'altra struttura formale, cioè di un altro governo, di un altro stato, di un altro status, di un'altra continuità, e mantenere appunto la cosiddetta conservazione. Invece tutto il lavoro di ricerca del sé prende coscienza, deve prendere coscienza di questa condizione umana e far sì che al posto di avere 1000 eserciti che vanno a disperdersi nell'identità collettiva fatta di massa e di persone che si conformano, sia un unico esercito fatto da se stessi, un unico esercito fatto da se stessi. Nella storia dell'umanità, se si guarda bene certi uomini della storia dell'umanità, fanno la storia dell'umanità. Ciao, al prossimo post.